Lo vedi l'orizzonte? Ha detto una volta un amico mio. E mentre lo diceva ha indicato con la mano l'azzurro del mare che si stagliava lontano, mischiandosi col cielo. E lo vedo. E allora? E allora a guardarlo da qua pare che là in fondo ci sta la fine di ogni cosa, però poi quando ci arrivi ti accorgi che non era la fine, ma solo l'inizio di un altro orizzonte. E va buò, ho detto io, ma questo è un fatto che lo sanno tutti. Sì signore, lo sanno tutti, ma poi nessuno se lo ricorda. È l'inizio sospeso di una storia, quella narrata da Andrei Longo nel romanzo L'altra madre. Una storia che ha per protagoniste due madri che rappresentano due facce diverse della stessa città, Napoli. La prima, ai margini, sopravvive nelle periferie anonime e spettrali, fatte di palazzoni tutti uguali, dove brulica un'energia nascosta, di cui però si vede solo la negatività nella droga e nella criminalità. La seconda, al centro, vive la sua vita normale di donna separata con una figlia. Tra le due madri un figlio, Jenny, 16 anni, cresciuto nella periferia, a contatto diretto con il degrado e la violenza, ma in qualche modo immune da tutto ciò. Lavora come cameriere in un bar del centro ed è bravissimo a farsi largo con lo scooter nel traffico caotico di Napoli. Sarà questa sua dote a cambiargli la vita. Dov'è il confine tra il bene e il male? Chi è il buono? Chi è il cattivo? E anche se nasci nel degrado e nella violenza, puoi conservare la tua innocenza? Cosa è disposta a fare una madre per il proprio figlio? E cosa un figlio per una madre? Buongiorno a tutti, signori ricchioni. Sigarette ne volete? E Angiolini, travestito settantenne che vende le sigarette di contrabbando. E si vede che stanotte siete diventati tutti femminili, che non fumate più. Vabbè, tesoro, dice a Jenny, fammi un caffè schiumato con un poco di cacao.